Proviamo così. Ok, ora non sembra laggare. Ora è perfetto, pare. Ok. Ditemi se dà segni di vita la live, dovremmo essere tornati. Ok, perfetto. Era un problema di bitrate, l'avevo settato un po' troppo alto, ho sopravvalutato la mia connessione. Il che mi fa dubitare tantissimo per quanto riguarda il mio voler streamare videogiochi. Dovrò streamarli a una qualità forse un pochino bassa. Eccomi. Tornando a noi. Se ora va bene, possiamo iniziare. Grazie ragazzi, grazie Eric, grazie Tazzi, grazie Saveri. Guardiamo subito l'orologio di Saveri. Allora, eccolo qua. Allora, ad occhio mi sembra un solito crono col 7750. Saveri. Ad occhio, però non ti so dire che movimento incassa così. Sembra la classica configurazione, potrebbe essere un quarzo. Se è un 7750, good, assolutamente. Se è un quarzo, probabilmente o miota, però configurazione così sembra un 7750. Se sì, ottimo orologio. Ah, se è automatico è sicuramente un 7750, buonissimo. E non lo conoscevo, probabilmente performance non è il modello, ma cosa potrebbe essere? Un'informazione tecnica di alcuni modelli di Bulova. Perché cercando performance non è uscito niente. Grazie ragazzi per aver portato pazienza. Eccolo qua, Giulio, sei tornato dopo il lag, purtroppo ho dovuto chiudere e riaprire perché probabilmente Twitch ha dei parametri un pochino più stretti di YouTube e laggava e ho dovuto abbassare il bitrate. Però se adesso va bene, ce la facciamo andare bene. Il nuovo motto. Ma di niente, ti scusi sempre per il ritardo, Giulio, ma vai tranquillo. Eccoci qua. La sub non si può ancora fare, Matte, perché non ho ancora abbastanza live attive all'ultimo mese. Praticamente l'unica cosa che mi manca per diventare affiliato Twitch è fare 7 live in 7 giorni diversi in un mese. E per questo motivo stavo pensando di fare delle live extra, parlando di orologi, però finirebbero per stuccare, perché la live si fa una volta alla settimana, farne due mi sembrerebbe inutile, sinceramente. Però stavo pensando di fare altre live di altro tipo, parlando di altre cose, facendo una chiacchierata tra me e voi, completamente lontana dagli orologi, magari mentre gioco a qualcosa, ecco. Se riesco a streamare con questa connessione, che è stata buona fino adesso per streamare la mia faccia, ma caricare un video in diretta di un videogioco in alta risoluzione non è la stessa cosa. Mi sono innamorato, dice Alex Piras, del Day-Date oro giallo. Secondo te è troppo appariscente? Allora, è uno degli orologi, è uno dei pochi orologi in oro giallo che io comprerei e userei tutti i giorni. Braccialato, decisamente appariscente. Oddio, non puoi usarlo tutti i giorni, non puoi usarlo in qualsiasi quartiere, non puoi usarlo in qualsiasi città. È rischioso, perché l'oro giallo attira gli occhi di un po' di tutti, anche dei malintenzionati, ahimè. Però secondo me è un orologio meraviglioso, nato e pensato con quel colore, non è una pacchianata, non pensare sia una pacchianata. Buonasera a tutti quelli che sono appena arrivati. Allora, Giorgio ha mandato, ecco, il link dello Demar, andiamo a vedere questo Demar, vediamo un po'. Ah, è quello nuovo, ok, chiaro. Vabbè, meraviglioso. Che cosa gli puoi dire? Probabilmente è un po' grande, cos'è da... Ah no, è il 38, è vero che l'hanno appena fatto anche da 38. Basta, mi ricredo, meraviglioso. A tanti non piace, credo, il posizionamento della data sul 38 mm, perché è leggermente spostato, se non erro, vero? Però, cosa gli puoi dire? A me, se devo dire la mia, il mio Audemars preferito è proprio il Royal Oak Chrono.
Quindi è un po' un mio punto debole. Non ne parlo mai perché cosa devo fare? Cioè, non è che posso permettermelo un Royal Oak, almeno per adesso non credo proprio di riuscire a comprarne uno. Però, porca puttana, è bellissimo. È veramente bello. E il 38 assolutamente meglio di quello del 42 mm. Assolutamente. Bello, 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 bello. Allora, Saveri ha mandato. Appena, grazie, grazie mille, Matte. Ti ringrazio. Oh, questo è un Buren. Saveri ha mandato la screen di un altro orologio che è un Buren. E Buren, ragazzi, è. Aspetta un attimo. Buren mi pare fosse la ditta. Aspetta un attimo, ve lo dico subito. Buren dovrebbe essere una casa che faceva micro rotori. Esatto. Buren è stata una delle prime case al mondo a produrre sul mercato micro rotori di fornitura da dare alle aziende. Di fatto il cronografo, uno dei primi cronografi della storia automatico, ossia il Chronomatic del consorzio Heuer, Breitling, Hamilton e compagnia bella, montava un modulo Buren con sopra il Dubois de Prat sviluppato con la parte cronografica, con il microrotore praticamente interno, coperto dal modulo cronografico. E questo qui dovrebbe essere un orologio proprio della marca Buren. Però non sono esperto assolutamente di questo brand. È un orologio questo qui con cassa anni 70, automatico, molto carino, con quadrante con indici trizio. Bello, bel pezzo. Fosse tutto originale, però non ci metto la mano sul fuoco perché non sono esperto di questa marca. Così come non sono esperto di tante, 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 tante piccole marche. Buren non è una piccola marca, però al giorno d'oggi non esiste più e quindi si sa poco. È un po' argomento da esperti. E a parte il fatto del micro rotore, ricordatevi Buren, micro rotore, Chronomatic. A parte questo, non posso andare oltre. Ah, complimenti, Saveri. Cosa mi consigli tra un Hamilton Khaki e un GMT Steinhardt? Tra i due, che sono entrambi orologi più o meno sulla stessa qualità, io ti direi Hamilton, perché Hamilton ha un'originalità e un'anima tutta propria. GMT Steinhardt sono meravigliosi, sono orologi belli, qualitativamente elevatissimi, rapporto qualità-prezzo assurdo, però scusate, se devo dire la mia, sullo stesso livello qualitativo scelgo e sceglierò sempre un orologio con un carattere proprio che non omaggia nient'altro. Era nuovo. Complimenti, Saveri. Ho adocchiato questo Seiko, ma il prezzo mi sembra un po' basso. Da altre parti costa sui 120. Mi posso fidare? Proviamo a controllare. Christian ci manda un link di eBay. Vediamo un po'. Ah, è assolutamente il suo prezzo ed è anzi un filo più alto del prezzo di listino. Il prezzo che magari vedi su Amazon per i Seiko 5 è molto più alto del prezzo reale di listino. Cioè, se su Amazon i Seiko 5 costano 100-120 euro ormai, è un po' colpa di noi YouTuber in Italia. E il prezzo reale dei Seiko 5 è questo, 70-80 euro. Quindi no pa no non avere paura. Vediamo un po'. Il venditore ha. Dov'è il feedback? Il venditore ha delle buone recensioni, pare. Dov'è il feedback? Il venditore c'ha un ottimo feedback. Come puoi vedere, c'ha 29 transazioni. C'ha la stella di eBay, 96% positivo. Stai tranquillo. Direi che puoi comprare tranquillamente. Anzi, se entri su eBay attraverso un mio link affiliato eBay, li lascio sempre in descrizione nei video. Ad esempio, sotto la recensione del Seiko Sarb 035, ho lasciato un link referral eBay. Se entri da lì e lo compri da lì, mi dai una piccola percentuale. Perché sono affiliato anche con eBay adesso. Dov'è che tu vendi i tuoi orologi usati? Ho visto che su Instagram hai venduto 5. Aerolandia, io non ho bisogno, come dico spesso, di affidarmi ad una piattaforma. Perché ormai con il seguito che ho mi basta fare una storia su Instagram. E poi le trattative le faccio con gli iscritti che rimangono interessati e mi scrivono via mail. Quindi non metto gli annunci su subito.it, li metto nelle mie storie che di fatto coprono un pubblico molto più ampio di quanto può fare eBay. Nel mio caso, ma soltanto io posso farlo. In generale consiglio subito.it.
Tazzi Andrea chiede: Marco, dopo aver preso il mio primo meccanico pochi mesi fa, un SKX 030 0013, sono già in scimmia per altri 1200 modelli. Come secondo orologio avrei vorrei il mio primo svizzero. Che mi consigli senza esagerare col prezzo, considerando che ho un polso abbastanza piccolo? Grazie Marco. Tazzi, ti consiglio un bel Hamilton Khaki Mechanical 38 mm, carica manuale, magari il date. Bellissimo, bello svizzero entry level. Te lo consiglio tantissimo, Matte, il Sub 035. E sotto i 400, allora, su eBay, dal mio punto referral che trovi sotto la sua recensione, mi pare stesse a 389, giù di lì. Purtroppo a meno non si trova nuovo, cioè devi comprarlo usato, magari con qualche segnetto per spendere 300, però qualcosa si trova, cioè se partecipi a qualche asta a culo, magari con un orologio mezzo vissuto, 100 euro li risparmi, ma perché risparmiare 50 euro su un orologio che ormai è fuori produzione? Cioè il prezzo lo fa il mercato, compralo 400 e ce l'hai bellissimo nuovo, almeno questa è la mia idea. E mi offri anche la pizza, se lo prendi dal mio link. Allora, buonasera a tutti, Addicted 52, bella raga, saliamo. Ciao Marco, ti ho mandato delle foto di un orologio che mi piace su Instagram, non so se è originale, potresti dargli un'occhiata? Daniel, benvenuto nella Brista Addiction. Allora, Berto, purtroppo non riesco più a leggere Instagram come una volta, di conseguenza ti chiedo per favore di mandarmela su Telegram, oppure di insistere su Instagram finché non ti rispondo. Ma potrebbero passare dei giorni, delle settimane, perché mi scrivete veramente in tanti. E basta che una persona scriva, o due persone scrivano dopo di te, e il tuo messaggio finisce inesorabilmente sotto, nella lista infinita delle chat. Vorrei veramente farvi vedere in un video quante persone mi scrivono, e quindi non riesco più a comunicare con voi su Instagram. Oppure Telegram. Telegram è ancora più semplice. Fai un messaggio sul gruppo Telegram Brista Addiction, mi tagli e io ti rispondo. Lo comprerò dal tuo referral allora, dato che preferisco averlo nuovo. Non è un parametro importante per l'acquisto, ma pensi che essendo fuori produzione possa mantenere il suo valore nel mercato dell'usato? Secondo me sì. Proprio per questo. C'è un orologio talmente ricercato che tutti conoscono, tutti vogliono. Non ce ne sono più, i pochi che ci sono si devono pagare 400, quindi male che vada, se ce l'hai praticamente in tonso ne prendi 350, ma adesso lascia passare qualche anno, magari sale pure. Non posso escluderla come cosa, secondo me tiene molto bene, perché è un modello molto valido, con un ottimo calibro, molto buono come calibro, e che tutti vogliono, quindi sì, moda. Finché c'è moda dietro un modello, terrà sempre il prezzo, ragazzi. Il prezzo, gli orologi, non lo tengono mai quando non vanno di moda. Mai. Se invece un orologio va di moda, pure se è un pallucella tipo il Daniel Wellington, vedrai che lo vendi. Perché qualcuno lo vorrà. E quindi basta metterlo appena meno del prezzo di listino e probabilmente qualcosa prendi. Luca Pezzo, mandami pure il link di quel Citizen. Calendari completi a 500 euro? Sì, si trova qualche cronografo con 77-51 usato. Si trova qualche vintage con bei movimenti svizzeri, magari automatici degli anni 70. Magari qualcosa di malconcio a 500 euro, però si trova qualcosina. Magari di marche non troppo blasonate, chiaramente. Non puoi pretendere di comprare un Omega calendario completo, uno Zenith o che ne so, un Longines a 500. Devi comprare una marca sconosciuta. Morris, buonasera. Perfetto, Matte. Grazie mille per il link, allora. Il Pierre Polen, con quale quadrante lo consigli? Mi pare sia Panda e Inverted Panda, vero? Io ho ricevuto l'Inverted Panda. È molto bello. Io ho provato questo per ora. Lo trovo veramente molto leggibile. E c'ha un fascino anni 70 molto molto bello. L'altro è sicuramente valido allo stesso modo. Vai in base al tuo gusto, sono identici. Veramente, non farti ansia o paranoie. Prendi quello che ti piace di più. A capancia proprio.
le guardi, dici io voglio questo e prendi quello. Non ascoltare il parere degli altri. In questo caso non ha senso il mio consiglio, perché è puro gusto personale. Oh, quanti iscritti. Berto Italy, benvenuto nella Brista Addiction. E mi hai iscritto prima. Ecco, infatti mi ha scritto prima Berto. Ragazzi, se, io lo dico sempre, se c'è qualcuno di voi qui in chat che sta chattando e non si è ancora e non mi ha ancora followato, followatemi. Così vi arrivano le notifiche, facciamo gruppo anche qua. Ciao Marco. Ecco appunto Alessandro, benvenuto anche a te nella Brista Addiction. Allora, buonasera, cosa ne pensi dell'Oriente Bambino Small Seconds? Allora Riccardo, l'Oriente Bambino Small Seconds trovo sia il più bello Oriente Bambino di tutta la famiglia Oriente Bambino. Nel fatto che ho sempre considerato il difetto dell'Oriente Bambino il fatto di avere il quadrante un po' troppo vuoto, di conseguenza troppo padelloso. Secondo me i piccoli secondi sotto riempiono il quadrante insieme al logo e creano una coesione tale da farlo sembrare quasi un modello oversize come quelli di una volta. Quindi lo trovo molto affascinante, veramente. Di fatto ha un movimento che è valido almeno quanto quello degli altri, però ha una complicazione che lo rende proprio super classy, bellissimo. Stegara chiede: un orologio automatico per un diciottenne, per Natale, non troppo costoso ma affidabile che duri, grazie. Ma ti dico Seiko 5, ti dico Orient Mako, ti dico Citizen NY0040, ti dico Vagari G-Matic 01, ti dico Orient Bambino, ti dico Orient Maestro, però in generale guarda i Seiko 5, i 5 Sports, e magari Orient Tristar. Però secondo me il top del top è l'Orient Mako 2 o il Kamazu, ancora meglio. Allora, Joma Shop non lo so, non ho avuto esperienza io. In generale da tutti i siti.com che spediscono da fuori dalla UE c'è sempre il rischio di pagare i dazi, perché nel momento in cui un pacco arriva da fuori dall'Unione Europea passa in dogana e di conseguenza fanno i controlli doganali e a campione li aprono oppure guardano quanto c'è dichiarato e se è dichiarato un tot di valore loro devono applicare l'IVA, che è il grosso del dazio, che non è il dazio, è il grosso della spesa doganale, mettiamola così. C'è il dazio, c'è la ritenuta fiscale dell'IVA e ci sono altre piccole tasse. Il grosso è il 22% dell'IVA, quindi devi sempre aggiungere che puoi pagare una bella fettona di soldi quando vai a comprare dall'estero, fuori dalla UE. Io da ragazzo di 13 anni sto risparmiando per un Turtle. Ho risparmiato 300... Minchia, Giorgio, grande. Mi fa venire la speranza per il futuro di questa passione. Il fatto che persone come te, ragazzi come te, possano avere tanta di quella passione da magari investire 300 euro, quell'età sono tantissimi. Magari non comprando una sfilza di giochi per la PS4 o comprando una console nuova... comprare un bello orologio che ti dura tutta la vita e poi trasferisci la passione anche ai tuoi amici, alla tua famiglia. Bravissimo, è un'ottima scelta. È un ottimo orologio, bravo. Allora, cosa ne pensi degli orologi Sternglass? Monto, gli orologi Sternglass li considero un po' dei fashion watches, ma di buona qualità. Sono molto belli, originali, con design Bauhaus. Si fanno apprezzare tantissimo, esteticamente sono molto belli, calibri indistruttibili, Miota, sono un po' cari, ma sono veramente molto belli. Oserei dire iconici, perché sono quasi unici sul mercato, e quando un fashion watch, li chiamo così perché hanno l'impostazione... Zaccheroni, ciao, benvenuto nella Brista Addiction. Dico fashion watch perché l'impostazione social che hanno è quella, ma di fatto qualitativamente parlando non hanno nulla a che vedere con i fashion watch. Sono molto carini. Allora, ultima domanda sul Sarb. Pensi che con un cinturino in pelle possa essere considerato un dress watch? Sì. O i 38 mm sono eccessivi? Considera che ho un polso piuttosto piccolo. Matte, no, vai tranquillo. Anzi, con un cinturino in pelle il Sarb diventa una meraviglia. Una meraviglia. Anche se con il bracciale in acciaio, secondo me c'è una lucentezza che veramente ti passerà quasi la voglia di cambiarlo. Scusate che metto il muto al telefono che continua a rompere le scatole. Ecco qua. Di nulla monto. Allora, un ultra piatto sui 500 euro. Per forza un quarzo.
con forza un quarzo. Non esistono orologi automatici, magari un carica manuale lo trovi, ma a 500 euro, l'ho sempre detto, non esistono orologi meccanici piatti, almeno sul mercato nuovo. Marco, anche io ho 14 anni e ho molti orologi, sto aspettando solo il 2800 per uno Speedmaster. Cosa ne pensi di questo? Aspetta, 2800 euro a 14 anni? Complimenti. Allora, vediamo l'orologio che mi ha mandato nel link. Però il link lo sto copiando, quindi mi stai facendo lavorare. Non va bene così. Minchia, che bello. Bellissimo. Porca puttana, bellissimo. Aspetta che te lo metto, Spettacolo. Aspetta che cerco di diminuirlo un po', che è troppo zoomato. Eccolo qua. È un Seamaster Automatic degli anni 60. Che dire, movimenti meravigliosi, orologio fantastico. E... mi manca un orologio del genere in collezione, devo dire la verità. Mi manca. Però, porca, bellissimo. Questa patina qui che si forma sulle lancette, il trizio Omega diventa sempre nero. Bellissimo. Bei gusti. È uno dei classici orologi che ho inserito appunto nel video sulla top degli Omega economici, appunto. Sto pensando di fare anche un altro episodio magari sugli Zenith o sui Longines, però è un po' diverso perché è difficile trovare orologi iconici su marche che di fatto non hanno avuto la fortuna che ha avuto Omega o Rolex. Marco, mi sono perso la parte che mi consigliavi un orologio modello stile GMT o Submariner con prezzi intorno ai 600. Non ho capito nulla, Aldo, per favore puoi ripetermi la domanda? 69. Oh yeah. Oh yeah. Ok, posso chiudere la live dopo questo momento cringe, scusate, chiedo perdono, torniamo a parlare di orologi. Viaggio tanto e muoio all'idea di avere un automatico World Time. Consigli, Daniel, ti consiglio un World Time o un GMT. Se parli di un GMT con un'altra lancetta con le 24 ore, puoi prendere un Vostok GMT, puoi prendere un Parnis o comunque qualsiasi orologio automatico che abbia il movimento cinese del Parnis, quindi il GMT in un automatico da meno di 100 euro. Però in generale... Anche rapporto alla qualità, guarda i Vostok, fanno un movimento che ha la lancetta GMT. Mio, ho mangiato la pizza, la Coca-Cola continua a bollire, sto bollendo. Allora, fatemi un attimo respirare che devo... Cosa ne pensi del nuovo Tissot Gentleman Powermatic 80 con spirale in silicio e quadrante blu? Stegara, molto molto bellino. È un'alternativa economica al Dayjust, al Date, no? Così come lo è il Sarb 035, più o meno lo stile è quello, molto classico, pulito, movimento piuttosto collaudato, non è che te lo regalano quell'orologio lì, con un bello sconto dal listino. Lo dico sempre, quando gli orologi sono validi, meccanici, prendeteli se vi piacciono, ragazzi, prendeteli sempre e chiedete sempre il maggiore sconto possibile. Grazie Riccardo, grazie a te. Grazie mille. Una donazione immensa, grande. Grazie mille. Allora, Maserati, Etto, per favore. Che mi parte di nuovo il Windows lag di settimana scorsa. A lunedì devi stare più leggero per la live. Io a lunedì sono di coccio perché vado in piscina. Arrivo, mangio in 15 minuti una mezza teglia di pizza così. Poi di solito mangiamo la pizza. Ormai c'è sta roba di mangiare la pizza lunedì, la seconda volta. Arrivo qui, inizio a parlare, non respiro. Lo stomaco mi si gonfia tutto e manz, inizio a star male. E c'è pure la torta. Cioè se mangio la torta in questo stato muoio. Cioè non digerisco più. L'Orient Classic Date da 36 mm. È arrivata una GIF. Ah, eccola. Riccardo. Buonasera, Marco. Stasera ho giusto il tempo per un saluto. Poi vi ridrò in replica. Guardala sul canale. Cosa ne pensi? Oddio, aspetta, è sparita. Intanto grazie, Riccardo, come sempre. Allora, cosa ne pensi del Citizen Bulleid Octagon 8110 Panda? Mi piacerebbe averlo in collezione.
Citizen Bulled è una meraviglia. L'Octagon 8118. Allora andiamo a vederlo. Citizen Bulled. Citizen Bulled. Eccolo, è uscito subito. 8118 Octagon. Che spettacolo. Minchia, questo è il mio preferito di tutti. Questo è il mio preferito. Cioè, tu non hai idea. Ogni volta che guardo Citizen Bulled così mi viene voglia di comprarlo. È molto più bello, secondo me. Secondo me è molto più bello degli altri Citizen Bulled, quelli con la cassa più rotonda. È una meraviglia. Ma che spettacolo. Molto, molto anni 70. Questo è tipico degli anni 70. Se dovessi comprarne uno, probabilmente lo prenderei così. Il quadrante mi ricorda un sacco quello degli Sturmansky e dei Crono russi. Un botto me lo ricorda. Anche come fonte, come indici, come il colore del lume. Bello, bello veramente. Calibro di manifattura Citizen, purtroppo non esistono più calibri del genere in case giapponesi. Quanto spendere per un Citizen Bulled? Per un orologio come questo, con il bracciale originale, ormai chiedono anche 500-600 euro. Forse anche di più. Io ne spenderei 300 e sarei contentissimo. Però mi rendo conto che questo qui non riuscirei mai a prenderlo a 300. 350-400, immagino. Però non vi garantisco, perché non conosco i prezzi di mercato. Riccardo, grazie mille, come sempre. E se ne trovi uno, prendilo di brutto. VintageCitizenWatches.com. Minchia. In effetti mi manca un Citizen Vintage. Mi piacciono sempre. Mi piace l'idea di avere un giapponesone vintage a parte i Seiko. E stavo rispondendo alla domanda, e poi mi è arrivata la donazione e mi sono distratto. L'Orient Classic Date 36 mm. Mi è sembrato un fantasma. Non ho trovato niente. Mi sentire qualcosa. L'Orient Classic Date 36. Allora, è il bambino? 36 mm. Sai che è l'Orient. Io non ho ancora. Io, ragazzi, vi giuro che non ho ancora capito se è uscito oppure no. Vi giuro che non me la spiego sta cosa. Perché qualcuno in vendita l'ho visto. Ma su Amazon forse non c'è un importatore in Italia. Ma neanche su eBay li trovo. È l'Orient bambino di fatto da 36. È bellissimo. È bellissimo. Che cosa gli puoi dire? Però non riesco a capire. Cioè, se qualcuno di voi ha novità. C'è il bambino da 36. Ok, guarda su eBay. Io ne avevo trovato uno solo, ma mesi e mesi dopo la presentazione. Non ho capito quando esce. Oppure quando diventa di più facile reperibilità. Io spenderei 150, perché il bambino nuovo, il bambino full size costa, lo prendi a 115, questo perché è piccolo spenderei 140-150, so che costa anche di più. Sono solo nello store Orient. Ah, grazie Alessio. E c'è sul sito di Orient? Listino quant'è? Grazie Alessio, ora ho un'informazione in più. Ti giuro che non riuscivo a capacitarmi della mancata presenza online di sto modello. Marco, meglio Mid Ocean Star o certina di SFPH 200 metri? Allora, l'Ocean Star è il tribute è il tribute Mid Ocean Star, mi pare di sì. È quello blu? No, non è quello blu, è quello nuovo. Ok, ma aspetta, parli dell'anniversary o del classico moderno? Oppure il certina, allora il DSPH 200 è quello di Pierpaolo. DSPH 200, esatto. Allora il certina non mi fa impazzire, trovo sia un po' troppo homage dei tempi vecchi. Quindi ti direi di optare per il Mido, hanno lo stesso movimento, però il Mido io lo trovo più aggressivo, più d'impatto, con un carattere tutto suo. Mentre l'altro mi sa un po' di senz'anima, mi sembra quasi un omaggio della Mercury, sembra quasi un... non lo so. È troppo ad ispirazione vintage. Quando un orologio cerca di essere vintage e oltrepassa una certa soglia, mancando di originalità moderna, secondo me perde un po' di senso. Deve esserci un po', tipo il FOD, no? Che aveva il logo moderno, a me piaceva per quello. Adesso l'hanno ricambiato, è troppo classico, mi sa un po'... non lo so.
Allora, su eBay ci ha mandato il link Andrea del bambino da 36. Sì, ma $220 è un sacco di soldi, sono tanti. Più spedizione. Sono troppi soldi, sono veramente tanti. E io non li caccerei €220 per l'Oriente Bambino. Cioè, ormai i prezzi che ha raggiunto in Italia su Amazon It, quello normale, ti fanno capire quanto costi poco a loro produrlo, e 200 mi sembra esagerato. Ah, intendevi l'Omega? No, Omega al momento non sono interessato a comprarne uno. E se mai capitasse l'occasione, magari su un mercatino. A parte che ne ho appena comprato uno. Al momento non ho la scimmia. Magari in futuro. Ok, adesso ci ha mandato il link sul sito Orient. Però qui mi è... Ah, ok, 36 e me... Ok, escono i 36. 37. Però ad esempio, no? Mi hai messo il filtro? Sì, qua c'è il 37, il 40, 40 e mezzo. Comunque, cioè, è contorta sta cosa. È veramente contorta. Ad esempio, no? Leather strap per il 36 mm e mezzo. Dove è possibile prenderlo? Me lo puoi spiegare? Gentilmente. Guardiamo, vi faccio vedere il sito della Orient, perché è un bellissimo sito, ma al contempo è contorto, perché non ti spiega granché. Ehi, oi. Ah. E Alessio, dov'è possibile acquistarlo? Perché non credo si possa comprare qui. Overview, case, sì, full specs. Stay connected with Orient. Ok. E poi? E dove lo prendi? Dove si prende, Alessio, che tu sappia? Perché, ok, che è inserzionato, ma non c'è sui portali. Mi sta prendendo il chiodo fisso per l'Omega Seamaster 300, dice Riccardo Ruffini. Allora, aspetta un attimo. Mandami il... Ah sì, posso copiarla, perfetto. Minchia, le referenze di Omega, non finirò mai di criticarle. Le Maison che usano ste referenze assurde. 233.30.40.21.01.001. Ditemi il senso di una referenza così lunga. Swatch Group, ma per quale motivo? Per quale motivo? E sarebbe molto... È bellissimo. In ogni live me lo chiedete. Ragazzi, questo qui è l'Omega Seamaster più bello di tutti. Uno dei più belli di tutti. A me non fa impazzire, per il motivo che ho detto prima. È troppo di ispirazione vintage. Ma a parte questo, è meravigliosamente costruito. L'ho visto, li conosco gli Omega nuovi, sono fantastici. E non è il mio genere di orologio. Io probabilmente, non per lo stile, ma proprio perché è uno stile vintage che si rincarna troppo in un orologio moderno, non mi fanno impazzire. Preferisco o il moderno totale o il vintage in genere. Però può darsi che ho anch'io delle eccezioni, eh. Sarebbe bello sapere il criterio che usano per creare queste referenze. Ma a caso, senza nessun motivo, avranno un generatore. Consigli per un diver non più di 40 mm. Non più di 40 mm c'è soltanto l'SKX 013. Marco, mi sa che mi stai per far comprare un Orient Bambino. Etto, mi dispiace tanto per le tue tasche. Però mi dispiace un po' meno per il tuo polso. Sarà molto contento. In un'asta eBay, se faccio un'offerta negli ultimi secondi, il countdown riparte a un minuto o no? No, non riparte il countdown. L'asta finisce e basta. Il countdown è fisso. Se tu fai un'offerta, se riesci a incastrarla, bene. Se non riesci e finisce il tempo, sei fottuto. Non ha senso inserirla all'ultimo secondo. Magari all'ultimo minuto, sì. Ma all'ultimo secondo rischi che magari ti lagga il sito, non riesci a caricare l'offerta in tempo e perdi. Perché c'è sempre quei 10 secondi di refresh, no? Meccaniche veneziane, Tony Steele. Solito discorso. Pessima comunicazione, pessimo rapporto con me, in primis, e noi youtuber.
Non lo so, non mi hanno mai ispirato fiducia. E c'è nel mondo dei micro brand molto di meglio con gli stessi soldi. Hanno comunque dei design carini, non glielo posso negare. Boh, però c'è di meglio. Come Crepas, come Mercure. Cosa ne pensi dei Dreyfus? Che fanno da 41 e 36. Il 1925 è bellissimo, Angelo. È un orologio fantastico che ti svendono con un calibro svizzero a 250 euro. E assolutamente tutta la vita al 36. Il 41 mi sa che è una padella. Purtroppo non vogliono capirla le Maison, che devono farli da 38. Scusa, da 34 e 40. O da 36 e 39, non 41. Monta, mi pare, il Sellita SV200 o comunque un altro clone del 28-24 ETA. Allora, Luke Pezzo. Buonasera, Luke Pezzo. Questo è il Citizen Ore Felici che ti dicevo per dire. Ok. Allora, è un... Allora, ho capito. È un orologio anni 90, un quarzo che non ha... Purtroppo non ha nessun tipo di valore commerciale. Ha un valore puramente affettivo perché te l'ha regalato tuo papà, ma è un quarzo basico, entry level, e purtroppo non ha... non è un orologio né che ha fatto la storia né che ha un particolare calibro di chissà quale qualità. Un orologio carino per te, ecco, purtroppo. Allora, Tudor 75090 o 79090. Adesso non mi ricordo esattamente tutte le referenze. Queste sono referenze sempre. Che meraviglia, questo qui è il Tudor da 36 mm. 35 mm. Ragazzi, guardate che spettacolo. Questo qui è il Tudor Mini Sub. Il Tudor Sub Midsize da 36. Il Mini Sub è ancora più piccolo. Mentre il 79090 probabilmente è successivo. Però è sempre da 35. Sì. Ah no, no, questo qui è il full. Sì, questo qua è il full size. Sì, allora, tra i due, dipende dal tuo polso. I full size da 39 mm, da 40 mm sono saliti tantissimo. Io 6.400 euro non li spenderei mai per un orologio del genere in un momento come questo. Sono veramente tanti soldi. Io ci ho comprato il mio sub a 6.500 euro. Quindi non ha senso per me sta cosa. A questo punto prenderei il mid-size, che si prendono a 2,5-3. Ed è un altro mondo. Come prezzo e come portabilità sono bellissimi. Però ovviamente il 40 mm è un po' la misura classica. Tra i due, io di mio o di pancia prenderei il piccolino, perché mi piacciono un sacco il mid-size. Cosa ne pensi dei Burberry Sport? Ciao, Berto. Guardiamo subito. Allora, vediamo un po'. Mi esce il profumo se scrivo Burberry Sport. Burberry Sport Watch. Mi sa tanto di fashion... Ah, no. Mi spiace, ti dico assolutamente di no. Sono fashion watches classici, brutti, super Cina, lascia perdere. Aspetta, faccio vedere agli altri. Movimento svizzero al quarzo, magari è molto buono, sarà un'ETA sicuro, però sono brutti. Cioè, a me non piace per niente. E finisce per strapagare un marchio che ti vende il brand e basta. Assolutamente, sconsigliatissimi. 50 euro un 36 mm, modulo. Prenditi un Timex Fairfield da 36 mm. O Timex Indigolo, adesso non mi ricordo più come si chiama. No, Indigolo è la tecnologia al lume. Che ne dici di questa marca LOL? Ho paura. Non è il Fournier Genital, chi si ricorda di...
Ok, basta. Basta. Ormai, sì, sì, no, ormai questa è una cosa fissa, cioè se mi appare il Maserati sappiate che io, a me succede così, non ci posso fare niente. L'orologio più economico che monta 28-24, modulo, ci sono tanti orologi magari usati, vintage, che con 50-100 euro li prendiano quel calibro, però sul nuovo non ti so dire. Musichetta Windows, esattamente. Un consiglio su cosa comprare a Natale. Sono indeciso tra Royal Oak e Nautilus. Stefano, complimenti. Tra Royal Oak e Nautilus. Il Nautilus non lo puoi comprare a listino. Il Royal Oak probabilmente mai entro Natale. Nautilus. Oggi ci sono anche gli sconti Amazon sul Maserati. Guardate, per rimediare alla cringiata del Maserati vi metto ben due ST19 sul microfono per farvi cantare un po'. Sembrano due grilli. Questa sì che è musica per le mie orecchie. Per il Sarb c'è l'eventualità di... c'è il modo di cambiare il cinturino in un modo rapido. Ma rapido come su qualsiasi altro orologio. Dove cavolo l'ho messo? Rapido come su qualsiasi altro orologio, Matte, ti faccio vedere. Molto semplicemente, il Sarb non ha le anse forate. Però prendi uno strumento per la rimozione del cinturino, un qualsiasi spernatore. Il bracciale ha i buchini qui. Con molta delicatezza, con il punteruolo o con lo spernatore, entri, spingi sulla pompetta, sull'ansettina, tac, esce e sfili il bracciale. È una minchiata, eh. Cioè, le anse forate sono una roba veramente per... che hanno fatto così per chi non sa proprio mettere mano agli orologi, ma tendenzialmente le anse non sono mai forate. Quindi cambi il bracciale come cambiare un cinturino su qualsiasi modello. È una minchiata. Non dovevi, Angelo, non dovevi! Non dovevi, va che chiudo la live, eh? Ah. Tornando ai bambini, Orient, trovato tutti i distributori Orient divisi per continente, bisogna ordinare da questi. Allora, Alessio ha finalmente trovato l'Orient bambino da 36 mm. Oh merda. Costa Rica, Cuba, El Salvador, Messico. Magari andiamo in Europe. Italy. No. Cioè, e perché è così contorta questa cosa? C'è un sito che li distribuisce, Ion Time. Se è sul sito di Orient sarà sicuramente un sito affidabile e quindi va bene così. Andiamo a cercare di capire come ordinare sto benedetto Orient bambino. Perché se è così, io lo compro. Lo compro perché lo voglio. Andiamo a vedere un po'. Orient Classic. O se scrivo Orient 36 mm. Ti prego, trovamelo. No products found. Bene. Orient 37.5. Non esiste. Se scrivo Orient bambino, devo cercare la referenza, credo. Veramente, cioè, mi viene il male di vivere. Ti pare che un'azienda deve vendere dei prodotti così, in modo che sono impossibili da trovare? Un orologio così ricercato? Ma mettilo su Amazon e chiamalo bambino. Orient. Cerchiamo Orient. Cioè, se cerco Orient, di sicuro troverò qualcosa. Ok, tutti gli Orient. Ma che prezzi, caspita. Vediamo un po' se troviamo tipo il Mako. Adesso troviamo il Mako a 10. Ma sono i prezzi di listino. E niente. RIP. Sono prezzi piuttosto alti questi qua, ragazzi. È per questo che poi si comprano su Amazon. 690 euro, Amazon 320. Ma qua che prezzi sono? Fuori di testa. Fuori dal mondo.
Direi che bisogna aspettare che qualche importatore li compri in massa per comprarli su eBay o Amazon, perché i prezzi di questo sito sono fuori di testa, sono da catalogo praticamente. Sperando che li abbiano, esatto. Minchia, Giulio l'ha trovato. Questo qui è il 41 mm, Giulio, però. È il 41 e costa 300 euro. Quindi posso anche chiudere il sito e non tornarci mai più. Hai visto il video musicale interpretato che da Teddy Baldassare chiede a Gabri? Cazzo se l'ho visto, glielo faccio vedere, per chi di voi se lo fosse perso, ragazzi. Teddy Baldassare ha fatto una canzone trap dedicata, cioè di fatto è diventata l'inno della community di appassionati. Teddy Baldassare Anthem. Cioè ha fatto la canzone degli appassionati di orologi e il video ha fatto così poche views, peccato. Quando arrivano i sintomi influenzali, con Zerinol Flu puoi combatterli rapidamente. Courtney, una grande. Courtney, una grande. Buonasera, ragazzi. Sì, l'avevo visto, l'avevo trovato. L'avevo comunque guardato tempo fa, quando è uscito. È un grande. Questo ragazzo viene dal futuro, ragazzi. Cioè, viene dal futuro. Hold up, gotta set it straight now before we proceed. No need for flexing, it don't matter to me. Whether it's Omex or Patek Philippe, this the watch collector's anthem, sing along me. We could be talking movements right out of Japan or from them snowy Alps right up in Switzerland. What's wrong with me? Bankruptcy, watch collecting, it will be the death of me. Basta ragazzi, non ve lo faccio vedere tutto qua. Andate tutti sul canale di Teddy a spollicciare like e a lasciargli un commento perché questa è. Cioè, lui credo sia il migliore YouTuber del mondo nel mondo degli orologi. Cioè, lui è talmente bravo da non solo rendere gli orologi per tutti fruibili e renderli affascinanti per un pubblico giovane. Lui di fatto trasforma l'orologeria in qualcosa per i giovani. Cioè, fa una canzone che parla degli orologi, cioè, vi rendete conto della figata che ha fatto? Cioè, può essere cringe, può essere un troll, può essere divertente, ma ha fatto una cazzo di canzone dedicata alla nostra passione. Ed è giovane e c'ha la faccia da giovane e può far capire che cazzo 40.000 persone l'hanno visto. Cioè, esistiamo. Cioè, io vorrei che vi rendesse conto di che genio è questo ragazzo, di cosa sta facendo il suo progetto e di come meritatamente sta crescendo. Grande Teddy, un grande, un eroe. Non farò mai una cosa del genere io, non farò mai una canzone trap, ma è un uomo da stimare e basta. Cazzo, minchia, Elio. Elio, perché mi dici che devi fare la versione italiana? Perché me lo dici? Cioè, ho appena detto che non la voglio fare, però ho visto sto commento, mi è venuta voglia. Tra l'altro io adoro cantare, però minchia, cioè, sarebbe la fine, sarebbe la fine. Mamma mia. Ciao Marco, cosa ne pensi di nuovo Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical? Quello tutto anni 70? Aspetta un attimo. Vediamo. Dovrebbe essere quello nuovo. Cosa cacchio ho copiato? Cosa cacchio ho copiato? Ecco qua, ho copiato un punto interrogativo a caso. Minchia, che figo! È bellissimo! Cioè, fosse uscito anni fa quando ho comprato il mio, avrei preso questo, ma senza ombra di dubbio. È spettacolare, ragazzi! Spettacolare! Trovo sia meraviglioso. Proprio classica cassa anni 70, ma che lavorazione! Bellissimo! Che spettacolo! Minchia, che bello! Veramente bellissimo! Se qualcuno di voi ce l'ha, ragazzi, datemelo che lo recensisco.
Watch Trapper, esatto. È troppo bello, è bellissimo. È bellissimo. Poi c'è un quadrante che è tutto un altro mondo rispetto al mio bellissimo, anche il mio, il Mechanical, ma questo è un altro pianeta. Costa un bel po', eh. Però mamma mia, bello, veramente bello, sai. Esatto, Shez. Marco del Rolex Explorer 2, cosa ne penso? Berto, penso che quello nuovo sia un po' grosso rispetto a quanto dovrebbe essere per me per dare il massimo. 43 mm lo trovo veramente un'enormità, anche per uno sportivo. Non capisco il motivo di averlo snaturato. Spero non snaturino anche il sub di sto passo. Per quanto riguarda le referenze a 5 cifre, trovo siano tra gli sportivi più belli che ci sono in giro. Explorer 2 è una referenza, sono referenze talmente sottovalutate che sono state sottovalutate per tanto tempo, adesso ormai non più, grazie al cielo, ma bellissimi, bellissimi. 16,570, 16,550, ancora più belli con i bicchierini luccicanti e non neri, con il trizio ingiallito dentro su quadrante bianco. Di cosa stiamo parlando? Belli, belli, belli. Mirko, Marco, ho appena comprato una NY0040 da regalare a Natale attraverso il tuo link Amazon. Grazie mille, Mirko. Quando fate queste cose senza rendervi conto, mi state pagando il 10% del valore dell'orologio. O meglio, 10% del valore meno IVA. Quindi 10 euro, così, gratis. Quindi grazie. Critica, spero costruttiva, Giagio. I video unboxing dovrebbero essere un po' più corti, anche perché se si considera anche la recensione, alla fine vediamo più di 20 minuti di video su un orologio. Giorgio, ci pensavo io oggi stesso, del fatto che ho detto tante cose che poi probabilmente ripeterò in parte o comunque dicendole in modo molto, molto migliore nella recensione. Quindi probabilmente dovrei farli massimo 10 minuti, 13 sono fin troppi. Però per un orologio del genere effettivamente l'ho fatto durare troppo. Però per il COD 41 quelle erano le mie prime impressioni a caldo, quindi io parlo a ruota libera e non posso decidere un tempo. Per quanto riguarda questo, effettivamente mi sono dilungato. E grazie per la critica, sempre ben accette le critiche quando sono costruttive, quando sono poste con gentilezza. Le ascolto sempre e ne traggo e ne prendo atto, sempre. Grazie. Come vedi le ragazze con i diver al polso? Chiede Andrea. Magari portato un po' largo, a mo' di braccialetto. Stavo pensando ad un Kamazu Red per la mia ragazza. Ma prendiglielo, bellissimo. Come misura, forse è un filo grosso. È 41,5 mm per una ragazza. Se non ha il polso grande, è impegnativo. Però non va portato largo l'orologio, perché finisci per cioccarlo di qua e di là. Si rovina tutto e in generale poi è scomodo. Cioè, è pesante, diventerebbe un bracciale, ok, ma è pesantissimo per un 41 mm, diventa veramente impegnativo. Dopo le passa la voglia, quindi chiudilo, tira via le maglie e faglielo mettere come Dio comanda. 6-7 minuti per l'unboxing. 6-7 minuti sarebbe praticamente la reazione a caldo con qualche informazione. Però 13 minuti, oggi mi sono dilungato. Penso che la media top sarebbe no, 10 minuti, così, 10. Anche perché se consideri la intro, i saluti e la ending finale parte via un minuto, quindi. Hamilton 00022 000221 Teddy Baldassarre, sì. Ragazzi, dovete dire a tutti i vostri amici di venirmi a seguire in live, che questa cosa non va bene, che c'è così poca gente. Pochi ma buoni, dico sempre, ma i numeri di prima me li sogno, purtroppo. Ah, di questo ne abbiamo parlato l'altra volta, di questo Hamilton quadrato qua. Aspetta, che c'è, è enorme. Carinissimo, forma molto originale, ma non mi fa impazzire. Bel vintage. 10 minuti, così monetizzi di più. Bravo. Considerando che Diletta Leotta porta l'Hulk, direi che può starci anche il Kamazu. Bravo Elio, hai detto bene. Vero, Diletta Leotta va in giro con l'Hulk gigante. Ero uscito dalla live per ascoltare la canzone. Genio incredibile. Bravo Angelo. È incredibile. Poi le parole, cioè, sono proprio.
è come se leggesse nel pensiero di tutti noi, è proprio, non lo so, è come se lui trascendesse la community, non lo so. O è talmente accanito di orologi che proprio ci vive dentro, e della sua vita, un po' come la mia. Grande. Sta impazzendo, sta sbarellando il numero del counter da 73 a 66 continuamente a caso. Quanti siamo? Siamo... non me lo vuole dire. Bene così. Primo acquisto di un crono. Poi ti leggo l'ordo. Primo acquisto di un crono. Pensavo ad un movimento Sigul, ma odio il cronografo a 30 minuti. Sbaglio io? No, Carlo, non sbagli tu, perché di fatto è una rottura di scatole a non avere il contatore delle ore. Primo acquisto di un crono. Ti serve per forza un B-Compax. Però un B-Compax che non abbia i secondi continui. Oppure un tipo il 6138 Seiko. Oppure, che ne so... un tri-compax, magari un entry level con il 7753. Purtroppo non c'è molta scelta nella fascia entry level, c'è soltanto lui, che è B-Compax. Però a parte questo, quanto pensi che userai per davvero la complicazione del crono nella vita quotidiana? Comunque da esterno non mi sembra che Twitch funzioni così tanto bene, considerando che è un programma apposta per le live. In che senso funziona? Cioè, parli della qualità? Parli della gestione della chat, eccetera? In realtà funziona solo meglio di YouTube. Cioè, di fatto è uguale, però ha delle cose in più, che ancora non sto sfruttando, perché non sono partner. Se parli invece dei numeri è normale che ci siano molte meno persone, perché non è la stessa piattaforma, e trasferire la gente da una piattaforma all'altra è difficilissimo, perché la gente è non noiosa, la gente è svogliata, la gente non ha voglia di cliccare e andare su un altro sito, piuttosto fanno altro. È normale che sia così, sono anch'io così quando guardo le live. Cosa ne pensi del Piaget Polo S? Bellissimo il Piaget Polo. Il Piaget Polo, quello nuovo, è quello che sembra un po' il Nautilus. Esatto, è proprio lui. Bellissimo. A me piace un sacco. Guardate la recensione di Watchfinder & Co. Ha fatto una comparativa tra questo e il Nautilus. Boh, a me piace un sacco. A me piace molto. Geralgenta. Anche se è molto tondo rispetto ai classici Geralgenta. In realtà ha tutto uno stile suo, secondo me. Molto molto particolare. Chi lo definisce omaggio è un po' un pirla, secondo me. Bello. Movimento di manifattura. Un bellissimo movimento di manifattura. Allora, il Zin 556. Guardiamolo subito. Zin 556. Ah beh sì, questo qui è il solito Zin militare di cui parliamo sempre. Meraviglioso. Però fammi trovare una foto decente. Bella, bella questa. Minchia, queste foto col verde dell'erba dietro io le amo. Bellissimo orologio. Bellissimo orologio. Poi a me piace tantissimo questo stile di marciare dei Zin. Deve essere molto comodo. Bello orologio, bel militare, classico, calibro svizzero, indistruttibile. Bello, uno dei più bei Zin che c'è in giro. Allora, Giagio ci manda un link di eBay. Che cosa sarà, ragazzi? Scopriamolo subito. È un Omega Geneva Automa, un'asta. È un'asta, vediamo un po'. Ho lasciato la faccia un po' troppo grande da prima. Allora, vediamo un po'.
Allora, è un bello conciatino, eh? E vediamo un po', è bello conciato. Però il bracciale. Il bracciale non è neanche il suo. Io lo lascerei lì dove sta, è veramente troppo rovinato. Vediamo la corona. Non riesco a capire che corona c'ha su. Vediamo un po'. No, una bella foto della corona. Questi qui è gente che non sa vendere. Questa è gente che non sa vendere. Cioè, no, non mi metti una foto bella della corona. Non si capisce niente. Non riesco a capire. Non mi sembra in buono stato. Mi sembra molto, molto malconcio. E con il bracciale che non c'entra niente. Io lo lascerei proprio lì dove sta. Anche se ha un bel movimento, senza ombra di dubbio, lo lascerei lì, perché non vale la pena. Eccoci qua. Il nome del rapper, Daniel, non è un rapper, è uno youtuber di orologi, è Teddy Baldassarre. Ha fatto la Watch Collector's Anthem. Il problema di lag e di crash è anche dovuto al fatto che la qualità video resta bloccata per tutti, a quella impostata all'inizio del video. Una volta partner, chi segue la live potrà scegliere la qualità più adatta alla propria connessione. Anche a Marco ne servirebbe tanto una migliore, probabilmente. Tanti problemi probabilmente si risolveranno comunque. Grazie Alessio, grazie per averlo scritto. Ciao Simone, benvenuto. Mettimi il follow. Allora, sì, spero che risolveremo tutti i problemi comunque anche per quanto riguarda il poco numero di utenza. Purtroppo mi dispiace un sacco sta cosa. Sarà difficilissimo portare la gente qua. Eccolo qua, benvenuto nella Wrist Addiction, Simone. Ma non è la. Giagio quello lì era. Magari portarlo via quella cifra. Con la cifra lì ci compri il movimento, ma non puoi pensare di poterlo vincere, è un'asta. Cioè, quindi sono sicuro che andrà su. Ciao Oblo! Certo, ormai sono su Twitch da un mese, anzi di più di un mese. Quindi benvenuto e seguimi, metti il follow e pronto, come sempre, ogni lunedì alle 21 siamo in live. Neanche per quella cifra, no, ripeto. Ciao Marco, i prezzi dei 61,38, quanto si aggirano? Carlo. Ormai per pezzi tutti originali, almeno solo testa, dipende dalle referenze. Ci sono referenze molto apprezzate, referenze meno apprezzate. Ma ormai. Bravo, Oblo. Ma ormai siamo praticamente su tutti i prezzi molto alti. Perché si stanno rivalutando molto. Perché la gente li vuole, li desidera. Quindi anche per la referenza meno ricercata, che magari l'UFO, ormai 500-600 euro completo di bracciale. Purtroppo 61,38 costano molto di più dei 61,39 perché hanno il secondo contatore e sono in generale più belli. Saba Giochi, ciao! Allora, vediamo il link di eBay di Saba Giochi. Stasera l'inserzione è scaduta. Ah no, posso comunque controllare però. Saba Giochi, non puoi comprarlo perché l'inserzione è scaduta. Purtroppo non puoi comprarlo più. Però te lo dico lo stesso se è coevo oppure no, cioè ci posso provare. Allora, vediamo un po'. Ecco, questo è un venditore che sa vendere, guardate quante foto. Quadrante originale, ha un po' di fiore come puoi vedere qua, ha fatto una leggera patina. Qui c'è un pochino di muffa, probabilmente si può pulire perché non ha scrostato la base. Però che bello, questo qui è un Seamaster 600. Sembra di sì. Corona originale. Questo è un orologio da comprare. Fondello originale, cassa acciaio, movimento in ottimo stato. Fondello suo, è tutto suo. Anche la fibbia. Questo è un orologio da comprare. E infatti guardate il prezzo. Nessuno vi regala niente, ragazzi. 600 euro, cioè ha chiuso al suo prezzo di valore reale. Hai linkato il video di Teddy Baldassarre. Ok, bravo.
Tazio Andrea manda un altro link. Alla faccia. Quanto costa? Minchia, finalmente un orologio un po' originale. Finalmente un orologio un po' originale da 34. Bello, caspita. Cioè, bello. Non lo comprerei mai per me. Ma è un orologio che in tanti mi chiedono orologi del genere. Oh, però costa, non te lo regalano, ok? Non te lo regalano. Però, cavolo, bello. Carica manuale. Stile vintage. Molto art déco. Finalmente ho qualcosa da consigliare per qualcuno che mi chiede un orologio quadrato. Decente. Bene. Bene, 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 bene. Ah, l'hai comprato tu, Sabagiochi. Cazzo, complimenti. 4,50? Benissimo, complimenti. Ottimo prezzo. Minchia, che culo. Per quanto riguarda la fioritura del quadrante, non farti problemi. Puoi provare da un orologiaio veramente bravo, uno che se ne intende per davvero, a provare a chiedergli se può leggermente pulirti il quadrante. Non ristampare quel quadrante. Se lo fai, se lo fanno è un crimine. Non ristamparlo perché è in ottimo stato. Si può provare a tirare via con leggerissimo strato il superficiale di muffa. Non ti garantisco che viene un lavoro perfetto, ma forse il grosso si può tirare via. Se non è compromessa la base metallica di vernice. La base argentata, praticamente. E anche Simone mi ha girato un link. Stasera va così. Allora, questo ha il bracciale. Lascia perdere. È un Franken. È un Franken. Non è un SKX 007. È un Franken. Ti faccio vedere il perché. Un neofita entra, vede l'orologio, dice: minchia, che bello l'SKX, lo voglio comprare. E poi si becca l'inculata. Perché si becca l'inculata? Lo vedete questo inserto? È sbagliato. Questo qui non è. È un inserto aftermarket. E il quadrante credo sia buono. Però bisogna vederle. Questi comprano le carcasse, cambiano le ghiere e ti fanno disastri. Questo qui è un inserto after. L'SKX 009. Questo ha pure il quadrante sbagliato, non c'entra niente con sta ghiera. Dovrebbe avere un foro qui, non la pallina che sbuca fuori così. Ed è l'indice... Ma proprio, mi sa che è anche il quadrante after. Bracciale che non c'entra niente. Forse Jubilee qua, sì. Lascia perdere. È un Franken. Vi siete un po' spenti, ragazzi? Vi siete un po' spenti? Ah, ho espirato ogni tanto. Che meraviglia, eh? Buonasera, Carlo. Jack Frost, ho visto il tuo film 2 giorni fa, ho visto Le 5 leggende, non l'avevo mai visto, bellissimo. Marco, cosa ne pensi del Breguet Type 20? Fantastico, sarebbe il mio primo orologio di lusso. A quale prezzo? A quel prezzo consigli altro? Se ti piace il Breguet Type 20, probabilmente devi comprare il Breguet Type 20. Movimento bellissimo, è un Frédéric Piguet crono automatico, ottimo movimento. Estetica fantastica, è unica nel suo genere, è un orologio meraviglioso. Ho avuto modo di provarlo per diversi giorni l'anno scorso. Bello. È normale, Simone, è normalissimo beccarsi le inculate all'inizio. Bisogna stare attenti quando si comprano gli orologi usati. E devi chiederti perché motivo del cavolo ha scritto SKX 007, 009... Perché me lo scrivi tutti? Se ha la ghiera Pepsi, perché c'è scritto 007? Che è la ghiera nera. Ciao Marco, all'inserto nero. Vorrei comprare un crono su 2000 euro. Chiede gentile 89. Sono indeciso tra lo Speedmaster Reduced Vintage e un Longines Big Eye. Vai tutta la vita con il Longines Big Eye, proprio a mani basse.
altra qualità, ruota colonne, crono integrato, grafica unica nel suo genere. Bello, bello, bello. Vai, vai, prendi il Big Eye proprio tutta la vita. Un po' grande, ma è bellissimo, molto Pilot. Grazie a te di essere qua, Simone. Allora, Marco, sbaglio o Tudor si stanno salendo di prezzo? Domanda aumentata a causa dei Rolex introvabili? Carlo, allora, è una domanda che mi avete fatto in molti. Che io sappia, i listini Tudor non sono aumentati di chissà quanto nell'ultimo anno. O meglio, probabilmente hanno avuto una leggera inflazione. Ma nello street price stanno comunque più bassi dei listini gli orologi, quindi non credo. Tudor 1926, molto classico, quadrante movimento indistruttibile, drop, molto bello. Se vuoi un orologio classico, diverso dal solito e fuori dal coro, ottima, ottima scelta. Potete... Scusate. Potete chiamare il nonno, per favore? Marco, sempre io. Quando farai un giro ai mercatini? Carlo, allora, anticipiamolo. Probabilmente domenica 29 mattina sarò a San Donato di nuovo a fare un altro raduno. E non so perché ancora non ho fatto una storia dicendolo, ma sì, sarò a San Donato l'ultima del mese. Wilson, quadrante 24 ore. Indubbiamente insolito, spesso iconico. Ti piace o no? Qual è meglio tra lettura 12 e 14? Allora, meglio o peggio? Non è meglio o peggio, è più facile o meno facile. Secondo me il 24 è fantastico su alcuni tipi di orologi, tipo quelli che hanno una ghiera 24 ore per facilitare la lettura. A me fa impazzire il Glycine Ironman 24 ore. Il Racheta 24 ore, ad esempio, mi affascina, ma non ne comprerei uno. Madonna, che spavento. Non avevo abbassato il volume da prima. Grazie, Gabriele. Grazie, mi sono cagato sotto. Grazie. Tra l'altro, Gabriele mi ha detto, Giulio, che sei alla ricerca di Bulled, di Citizen Bulled ultimamente. Grazie mille, come sempre. Allora, stavo dicendo, quadrante 24 ore è bellissimo, insolito, unico nel suo genere. Ma per la vita di tutti i giorni credo sia un po' complicato, devi abituarti. Probabilmente se usi tutti i giorni un 24 ore, dopo un po' diventa la normalità. Però, Alessio, quasi quasi io un Racheta dovrei prendermelo in collezione, o un Vostok Vintage, con quello che costano, veramente. Se mi trovi, se troviamo un Komandinsky o qualcosa di vintage e ci sei te al prossimo raduno, fammelo comprare, cioè obbligami, perché io veramente sento la necessità di provarli questi russi vintage, anche per raccontarli un po' meglio. A tutti voi una cordiale buonasera. Ciao Ingoios Bor. Che nome è? Questo è il Fournier Genital 2.0. È il Fournier Genital 2.0, santo cielo. Sarà fatto, bene. Tutti alla ricerca del Bulled. Tutti, è veramente... Sta diventando super introvabile. Allora, Ayumbale chiede: è buono come primo coronato? Alla faccia Rocaz. Alla faccia Rocaz. Questo è il primo coronato che io consiglio sempre. No, vabbè, hanno messo anche la prova pol... C'è sempre stata, vero, questa cosa qua? C'è sempre stata, vero? Solo che non la uso mai. Bellissimo. Io lo trovo sia meraviglioso. Cos'è? Un 1601? Sì. 1601, lunetta in oro bianco. Zigrinata, Jubilee. Considera che la qualità è molto diversa da quella dei Rolex moderni. Però per 3000 euro, secondo me, non c'è niente di meglio. Ad esempio il bracciale è un lamierino ripiegato, finali vuoti, però guarda che quadrante. Meraviglia. Per me sono soldi spesi benissimo, anche in ottica di investimento. Sì, sì, dopo il film di Tarantino, il Bulled, il Citizen ha avuto un'inflazione totale. Cioè, credo sia stato super ricercato proprio su eBay, nelle aste, ha avuto un bel picco, soprattutto quello d'oro.
Allora, tu sai se nelle... Ma allora, Drop, non ti posso dare la mia certezza riguardo questo tipo di sconti, ma ipotizzando il fatto che il periodo natalizio è il periodo più florido e caldo per quanto riguarda le vendite di orologi e le cose in generale, le vendite di beni di lusso, dopo Natale si ha una frenata talmente forte che magari i negozianti sono molto più malleabili nel farti gli sconti. Quello sì, ma non c'è il... Non è che ti mettono lì il targhettino con 30% di sconto, di solito devi tirarlo tu il prezzo, perché sono molto malleabili se sei tu a far scendere il prezzo quando compri un orologio. Potete ragazzi trattare il prezzo come dalle bancarelle dei Bucumprà quando comprate gli orologi. Sentitevi liberi di farlo, e se non vi trattano il prezzo andate a cercarlo da un'altra parte. Perché i prezzi di listino sono un puro ideale dell'azienda, ma gli orologi non si vendono mai a prezzo di listino, solamente online, su alcuni siti e dove non si ha la possibilità di trattare. Senti che bello che parlano sotto lì, grandi raga. Tra i russi trovo spesso sottovalutato il Peugeot Deluxe con calibro 229. Mandami il link, Lordo. Omega Constellation, oro e acciaio, anno 2009, no box, no paper, ottime condizioni, 2000 sterline, cosa ne pensi? Troppi soldi, troppi, ci compri uno sportivo Omega con quei soldi lì, sono troppi. Ho preso ultimamente all'ultimo raduno, purtroppo ancora non lo sto usando perché purtroppo il bracciale lo trovo scomodo per me, è un po', probabilmente devo rimetterlo a nuovo un po' il bracciale perché mi tira i peli, devo stringerlo di qua e di là. Devo un attimo... ho anche paura a usarlo perché va revisionato. E sta patinando il quadrante. Però è lui. È il mio Omega Genève, carica automatica, di metà anni 60. Molto Geralgenta, eh. Guardate che cassa. Questo qui è il mio ultimo acchiappo da raduno. Sì, ha necessariamente bisogno sia di un lavaggio che di una stretta al bracciale, perché altrimenti non riesco a indossarlo. Spavento. Ogni volta. Ti leggo subito, Mattia, grazie. Allora, Marco, consigli carica manuale delle marche morte? Assolutamente, sono proprio le marche morte che si riescono a pagare pochissimo e danno tante emozioni. Ma tutta la vita, assolutamente sì. E leggendo la domanda con donazione, grazie mille Mattia. Cosa ne pensi del Dreyfus DG? Allora, il Dreyfus DGS00016. Allora, solito discorso delle referenze. Dreyfus. Guardiamola subito, grazie mille. Allora, DGS... 00016/25. I Dreyfus iniziano a intripparmi. Questo qui è quello che ha recensito Pierpaolo. Molto carino. Orologi così non sono per nulla scontati sul mercato e non ce n'è molti, anzi ce ne sono pochissimi. Quadrante salmone molto molto elegante, con ovviamente lancette azzurrate stile Breguet. Molto carino, sono ben fatti i Dreyfus. E al prezzo al quale te li stanno tirando dietro ultimamente va benissimo. Questo qua dovrebbe avere un ETA 28-24 o cloni vari. Sinceramente non ricordo quale movimento ha dentro, ma è un ottimo calibro perché ormai si è raggiunto uno standard. Quando vedi che il movimento è svizzero e ha il rotore del 28-24, può essere un Sellita, può essere un STP, può essere un ETA, però alla fine è la stessa cosa. Bellissimo, quadrante molto ben rifinito, molto classico, diametro molto carino, e penso che te l'abbia scoperto grazie a Pierpaolo. Un orologio molto elegante per le occasioni, sicuramente un orologio per le occasioni, probabilmente per la vita di tutti i giorni finirebbe per stancare un po' con uno stile così particolare, però molto carino, ti ringrazio. Blu. Ah no, stanno ancora parlando tra di loro. Saperro. Buonasera, Saperro. Cosa ne pensi? Ecco, Evo, ho trovato un oggetto fantastico su Katawiki. Ok, vediamo un po'. Katawiki. Stasera va proprio...
Allora, vediamo un po'. Devi anche guardare, vedi che l'ultima offerta che hanno fatto è 280, il che ti fa pensare un attimo. Il quadrante è originale. È un entry level, solo tempo, a carica manuale. Il quadrante dico che è originale perché mi sembra tutto in linea, mi sembra che la stampa sia ancora quella originale. E sì, è assolutamente originale il quadrante. Perché non mi sembra per nulla una ristampa. Questo è, credo sia in oro 18 carati. Il movimento è un ottimo carica manuale. La corona non è la sua, probabilmente. Ah no, è un placcato oro. È un placcato oro. Allora, non ha né la corona né la fibbia originale. È già il prezzo massimo che pagherei io. Massimo 300 euro. Perché poi devi trovargli la corona placcata dell'epoca, devi trovargli la fibbietta, ti partono altri 100 euro, capisci? Massimo 290-300 è il prezzo che ti direi di pagare al massimo. Comunque è molto carino. Eccoci qua. Sugli orologi non si è mai finito di imparare. Ho trovato l'orologio del nonno fermo da 30 anni la settimana scorsa. Marca Hellas, movimento ETA. È ripartito subito, emozioni vere. Minchia Carlo, quelle sono cose belle. Eh già, tipo il mio Longines che è ancora in riparazione. Del nonno. Cattino mi manda un Daytona. Daytona su eBay. Evitate di comprare orologi, ragazzi, non si possono comprare i Rolex così costosi su eBay. Cioè, tecnicamente sarebbe anche possibile. Ma per quale motivo? L'unica piattaforma veramente affidabile è Chrono24. Anche se questo personaggio c'ha tanti bei io eviterei, cioè eBay è è una cifra troppo alta, andate su Chrono24 e non rischiate veramente. Anche perché orologi del genere vanno provati, bisogna capire se sono coevi. E non si sa neanche chi è questo. Anche se mette un bel po' di roba lì. Però come paghi, cioè veramente no. eBay no. Non vedo tutta questa tutela come c'è su Chrono. Ecco il Peugeot. Sì, l'Ultracron. Dovete chiamare tutti proprio a Raffica, i signori del tempo, e dire: ma dov'è l'Ultracron di Marco? Minchia, che figo sto Peugeot. Ma sei fuori? Ma che è? Alessio, dove sei? Dici qualcosa. Ma che spettacolo è? Cos'è? Che meraviglia. Ma è nuovo, è NOS. Ma è bellissimo. È l'orologio russo più bello che io abbia mai visto. Ma esiste? Cioè, è vero? Sembra proprio di... Minchia, ma che quadrante ha? NOS. Sì, NOS. Cazzo, lo compro io. È stupendo. Alessio, dove sei? Dove sei, Alessio? È meraviglioso. È meraviglioso. Meraviglioso. Bellissimo. Non è mai stato toccato. Mai. Se ne trovano ancora NOS. Ma minchia, ma che bello è. Meraviglia. Che movimento ha, Lordo? Mandami pure la referenza del movimento. Pareri sul FOIS, sul First Omega in Space. Bellissimo, uno degli Speedmaster più belli che c'è, anche come diametro. Carica manuale, però con 39 mm. E lancette a foglia molto particolari. Nel frattempo l'ha già comprato. Sì, sì, gli ho già fatto un'offerta, è mio. Poi ve lo vendo sul gruppo Telegram a 450 euro.
non lo farei mai. 22 calibro Poljot 2209. Andiamo a vederlo. Poljot 2209. Ah, bel movimentino, caspita. Minchia, ma i russi cacciano fuori della roba, porca puttana. Oh. Beh, credo sia... Vedo su Raft... Ranft... Una foto che sembra lo stesso movimento, ma molto meno rifinito. Alla faccia. Alla faccia, che bel movimentino. E poi c'è chi non vuole riparare i russi, ma è un... Cazzo, sembra un movimento Omega. Bello. Bello. Alessio, potrebbe essere il mio primo orologio russo. Parliamone in privato. Perché so che costano... Non bisogna dissanguarsi per comprare questi orologi qua. Quindi non sarebbe male mettere le mani su uno, intanto che costano ancora poco. Grazie per tutti quelli che mi hanno scritto per il movimento. Ah. Ragazzi, inizio ad essere arrivato al mio momento in cui sono morto dentro. Mi istruisci? Porca puttana, sì. Trovamene uno, ma magari faccio un'offerta per quello. Mi dici quanto posso offrire al massimo? A parte che ormai l'ho fatto vedere, ma in realtà se me l'avete mandato voi mi dispiacerebbe portarvelo via. Cioè, chi è che me l'ha mandato... Me l'ha mandato Lordo. Lordo, se lo vuoi tu, prendilo tu. Non c'è problema. Pure io voglio essere istruito. Dicevo, ragazzi, inizio ad essere un po' stanco. Mi sa che la live finisce qui. Non hai fatto offerte? Se mi dici che posso in teoria offrire, potrei anche pensarci. Perché è veramente bello, porca vacca. Una chicca nuova. Top. Mi sa che stacchiamo, ragazzi. Inizio a sentire i crampi allo stomaco. Buonanotte, Daniel. Ah, Daniel, te sei il nuovo Patreon, giusto? Buonanotte a tutti, ragazzi. Simone, buonanotte. Buonanotte a tutti i nuovi arrivati di questa sera. Buonanotte a tutti i sempre fidelis. Buonanotte a chi non sta scrivendo buonanotte. Buonanotte Saper. Buonanotte Gentile, Giagio. Buonanotte Lordo. Vado a cercare un Bulled. Alla prossima, ragazzi. Buonanotte a tutti. Tazzi, Milanes, Shetz, Pietro. Ci vediamo lunedì prossimo. E perché no, se riesco magari, non so quando, mi piacerebbe fare delle live così, a sorpresa. Se vedete la notifica che sono in live, magari proviamo a fare delle prove, no? Anche proprio delle prove per fare numero, per riuscire a diventare sto benedetto affiliato Twitch. Quindi... Magari voglio farmi una chiacchierata per parlare dei cazzi miei e vado in live. Voglio giocare ad Halo e vado in live. Magari con tutto pixelato, perché sennò laghiamo. Ma andiamo in live e se volete ci facciamo un'altra chiacchierata. Buonanotte a tutti, ragazzi. E grazie come solito a tutti per le donazioni.